in questo, si sono insediati. E non hanno diritto, intercessori, no? E spacciano questa bugia di salvezza vicaria. E si è creato il privilegiato. Invece siamo tutti privilegiati perché siamo tutti figli della terra. Ecco perché Gesù dice: non chiamate nessuno qui in terra padre, vostro padre avete uno. Tutto qui c'è l'anima, questa è la sede dell'anima in cielo, anche nel cuore. Però qui, questo è il nostro cielo, non c'è cielo fuori, non, il cielo non ha un indirizzo postale, è una condizione. E si ha qui, come dice Gesù, il regno dei cieli è dentro di voi. Questa è la cava. Il grotto di Gesù. Questo è il cranio. Gesù muore nel monte di Calvario, di Golgotha. Il cranio. Ecco. Arrivato l'eroe. Siamo noi. Questo è il Cristo, il crisma, la salvezza che restituiamo a Dio. Ecco perché si paga la decima a Dio. Non in senso di svuotare le tasche, nel senso che un po' di quest'olio lo possiamo restituire, no? Per il nostro bene, un decimo. Quindi è tithing, si chiama in inglese, non so se si dice così. Lo sapete del decimo? No? La decima. Scusa, io ho confuso io. Pagare la decima non è andare in chiesa e mettere soldi per questi già ricconi. Vuol dire pagare la decima, restituire una decima parte, perlomeno, di quest'olio. Perché sono 13 i semi che nascono durante l'anno. Come si fa? Ah, ok, parliamo un po' di questo. Sì, come no. Ecco l'eroe. Le colonne Boaz e Giachin, il terzo ventricolo, che nella Bibbia parla di questo, parla di come arrivare al terzo cielo. Questo è il terzo cielo, Mount Meru. In Egitto hanno copiato in terra, qui ci sono i piramidi, qui, proprio qui, sotto a questo delta. Il delta è questo è il Pons, il Pontifex Maximus. Qui, questo è il Monte degli Ulivi. Due olivi, due piramidi, qui, dove questo corrisponde alla bilancia. Ricordiamo, ieri abbiamo fatto nella testa i segni zodiacali, Ariete, Toro, gli occhi, i due narici, i gemelli, Cancro, la bocca, Leone, il mento, Vergine qui, che per mezzo della Vergine si arriva, perché Vergine è comandata da Mercurio. Mercurio comanda aria e sistema nervoso. Qui c'è aria e la corda spinale, no? E dove passa questa corda? Corda? Midollo. Midollo si chiama? Midollo spinale. Ah, midollo spinale, scusa. Il midollo spinale passa per il foramen, il foro di Amun Dio, Allah, El, Gesù. Noi, il corpo è pieno di foramen, fori di Amen. Quindi Gesù sempre muore sul Monte degli Ulivi, prima di morire deve attraversare il Monte degli Ulivi, e questo è il monte, per arrivare alla tomba, la grotta. Qui c'è tutti gli antichi, Platone, Strato, Ippocrates, Galen, Romano, che fino a questo giorno si usa la tecnologia e la sapienza di Galen. Ippolitis, tutti che dicono sì, che l'anima è nel cranio, nel terzo ventricolo, alcuni dicono nel quarto, alcuni nella ghiandola pineale, alcuni nel cervelletto, perfino. Molti nel cervello, però cervello.
Swedenborg. Vado un po' in fretta qui. Ecco l'agnello di Dio, cervello, cervelletto, toro, agnello di Dio. Gli egiziani che sapevano l'oro, il talamo, l'occhio di Ra, Ra, il sole, Ram, Ariete. I bambini mettono, i bebè neonati mettono la lingua così, perché? Perché questo aiuta l'energia dei kundalini, la lingua, sotto il palato. Quando non si parla, non si mangia, suggerirei di copiare la natura. Poi si dimentica questo perché è, però anche i bambini, e nella Bibbia dice di mettere la lingua sotto il tetto della bocca, in varie scritture. Che più? Ah, ecco Dio nel cervello dicendo: oh, se vuoi arrivare in cielo devi fare quest'altro passo, Adamo, vieni, ti stendo la mano. Quindi dal cervello, dal cervelletto al cervello, a cielo. Ecco la sapienza di Michelangelo, perché loro dovettero nascondere queste cose, se no. Cerebello, questo è spagnolo, yeah. Ecco il forice, il forno, la grotta, guarda i dendriti, questo è il cervelletto, questo è il cervello, qui c'è la Pia Mater, la Santa Madre, la Pia Mater, pieno di Pia Mater qua. E questo assomiglia all'albero, perché? Perché è l'albero della vita. George Carey dice che questo è come un cuore. Abbiamo quattro cervelli: cervello, cervelletto, midollo allungato e il plexus solare. Questo è il cervello più o meno animalistico. Questo, il midollo, domina le funzioni involontarie come respirare, cuore, e qui si ha come i nostri desideri umani. Però questo è il cervello dell'uomo, Adamo, questo è il cervello di Dio, che abbiamo le due, l'alta e la bassa. E questo ha a che fare molto col lato sinistro. Sinistro vuol dire male, sinistro. Ecco perché sin in inglese, peccato, deriva da sinistro. Perché i peccatori sono quelli che insistono sulle loro teorie e opinioni. Oh no, io sono cattolico, muoio cattolico, senza indagazioni, senza vedere cosa vuol dire cattolicesimo. Sono cattolico, possiamo essere qualcosa del genere? No, siamo senza nome, senza nessun altro etichetta, bagagliaggio, bagaglio. Scusa, eh? Allora per qualcuno che si chiama Mancini di cognome è pesante questo karma. Mancini, conosco qualcuno che è molto razionale, ma proprio estremamente razionale, e si chiama Mancini. Guarda sinistro, Mancini. Mancino. Capito, Mancino vuol dire sinistro. Yeah. È illuminante. Sì. Ecco perché in scuola, capisco, usare la mano sinistra, no infatti, perché ingaggia qui, l'artista è qui, lato femminile, bilancio. Beh, non bisogna stare al destro, tutto, però il punto è questo: quando si passa il Mar Rosso, questo è il corpo calloso, questo è il sinistro, diciamo, questo è il destro. Bisogna passare dal sinistro al destro. Questo è connesso direttamente alla causa. Questa è staccata dalla causa. Questo è come la pensa l'animale, la natura animalesca. Questo è come la pensa
quella spirituale. E visto che abbiamo corpi, dobbiamo bilanciare i due. Non c'è niente di male nel pensare, però è superiore conoscere, perché chi pensa... Santo, adesso, siccome mio figlio è mancino, come si deve, ci si deve organizzare? È mancino, Spero destro governa la parte sinistra, cioè se non siamo musicisti, io consiglierei di cominciare ad apprendere uno strumento musicale, perché così le due mani si comincia a fare bilanciare i due emisferi, oppure imparare a respirare come fanno gli indù, che bilanciano il respiro con questa tecnica qui di fare due tiri ciascuno. Però la musica, ricordiamo, è una delle sette arti liberali, quindi se non ci riuscite, forse è meglio ascoltare musica più spesso possibile, perché musica è una meditazione, musica è magica, magia. Music, magic, stessa cosa. I musici chi erano? Quelli che ispiravano magia. Magia ha la stessa base di magnetismo, M-A-G. Gli altri sei quali sono? Come? La musica è una delle sette. Ah, ok. Gli altri sei? Facciamo... Scusa, siamo arrivati qui. Ok, questo è importante, poi è finita questa e facciamo due altre subite presentazioni. Qual era? Hai detto che la musica è una delle... Ok, musica. Astronomia, musica. Geometria? Sì. Pittura. Mathematics, no? Numeri. Numerologia. Sì. Tutto è numero. All is number. E questo è il quadrivio. Il trivio è logica, grammatica. Logic and rhetoric. Retorica. Yeah. Questo è molto connesso a questo lato sinistro, questo invece è destro. Astronomia, gli astri, la musica, ritmo, questo è il ritmo, questo è numeri, si parte da numeri. Numeri, e questo sarebbe... numeri in tempo, numeri in spazio, numeri in spazio e tempo, con qualcosa del genere. Questo sviluppa il lato destro. I petali, i petali dei chakra sono 4, 6, 10, 12, 16, 97. Tutti questi ammontano a 144, più moltiplicato per 1000, perché il chakra corona ha 1000 petali, arriva a 144.000, che in Rivelazione 14.1 dice che ho visto l'agnello di Dio sul monte Zion con i suoi 144.000 e cantarono la canzone nuova dell'agnello di Dio, perché quando si arriva in cielo si canta questo e si fa parte dei 144.000, che è un numero simbolico della completezza del nostro cammino. E arriviamo infine all'eroe di Giove, perché l'eroe di Giove
è il superiore, questi sono gli eroi del passato e questa è la maniera in cui dimostravano di essere illuminati. Questi piumi di aquila non devono toccare la terra, se no porta disonore allo spirito dell'aquila, è lo spirito che ha ereditato per i suoi virtù. Alan Watt, il grande, dice: Gesù Cristo sapeva che era Dio, quindi risvegliatevi e riscontrate che eventualmente chi realmente siete. Nella nostra cultura, certo, diranno che siamo dei pazzi e blasfemi, o ti mettono in galera o una manicomio, che è la stessa cosa più o meno. Comunque, se ti svegli in India e dici ai tuoi amici e parenti: my goodness, mio Dio, ho scoperto che sono Dio, ti ridranno in faccia e diranno: ah, congratulazioni, finalmente l'hai scoperto. Una cosa, scusami Sam, sì. Mi pare il filosofo di 2000 anni fa, qualcosa del genere, Silesius, disse già una cosa del genere, se mi ricordo bene, disse una cosa di questo tipo: Dio non può stare al di sopra di me, né io al di sotto di me. Lui non può essere superiore a me, come io non posso essere inferiore a lui. L'aveva già capito 2000 anni fa, è giusto? Oh sì, tanti, centinaia di uomini conoscenti e donne conoscenti, no pensanti, thinking, knowing. Yes. Ok, questi sono tutti grandi che erano vegetariani: Marsilio Ficino, Giordano Bruno, Da Vinci, perché anche questo, la dieta aiuta a aumentare la vibrazione del crisma. Perché pian piano tutti stiamo facendo passi, non c'è giudizi, perché appena comincia a giudicare chi che mangia, ci giudichiamo noi stessi. Pian piano tutti stiamo arrivando, però quando si arriva a fare il filosofo, l'amante di filosofia, e si cammina la strada che dice Gesù, stretta e angusta è la strada che conduce alla vita e pochi la trovano. Ampia e larga è la strada che conduce alla morte e molti ci stanno sopra. Poi disse in un'altra occasione che, citando Gesù della Bibbia, per me è come citare Hermes, perché, o Platone, perché è la stessa cosa. Poi bisogna ricordare che le scritture che abbiamo sono cristiane, sono greche, e ce lo dice chiaro e tondo: cristiane greche, le scritture greche cristiane, perché deriva dal mondo come la pensavano nell'era di bronzo dei greci, che hanno ereditato la sapienza dall'Egitto, e loro hanno fatto, certo, hanno purificato la loro vibrazione, hanno fatto come Ulisse, che alla fine è tornato, no? Come il figlio prodigo. Oh, dice papà, dammi tutti i miei soldi perché vado a fare una scappata per vedere com'è il mondo, il figlio prodigo, no? E poi dopo molto tempo venne in sé e pensò: ma il mangiare che mangio qui è come... Era meglio il mangiare che il mio padre dava ai suoi maiali. Che ci faccio? Quindi è come l'eroe, dopo che si accorge che ha vissuto una vita sperduta, distratta, facendo commercio, perché il commercio di Babilonia era grande, è grandissimo. È un sistema di commercio fuori, tutto monotizzato. Tutto.
tutto ha un valore monetario. E invece questo non si è distratto, però non era un eroe giupiteriano, perché non ha potuto salvare i suoi amici. Loro, Circe, Church, Chiesa, Luna, perché la Luna è la prima, poi Mercurio, poi Venere, poi Sol, Invictus, poi Giove, Saturno. Lei è la Chiesa. La Chiesa è qui, il chakra di inferno, color rosso. La Luna è quella che lei dice, se la vibrazione dopo morti non è sufficiente da vibrare più alto di questi qui, questo è il trucco, l'anima viene rigettata, la Luna, la prima guardiana del primo cielo, ci sono sette cieli, lei ributta quelle anime per fare un'altra incarnazione. Ecco perché si chiamano quelli mostri dalla Luna. In inglese è più chiaro, sta della Luna, perché lei non permette, ed è lei, la Chiesa, che svia quelli che si lasciano sviare. Poi, eppure li chiamano demoni, deità della Luna. Qualcuno ieri ha detto mon non vuol dire mono dal greco, cioè solo. Sì, perché moon, luna, è sola, monos, e il sole è solo. Ecco perché lei fa questo lavoro, e lui, il Cristo del cuore, fa il lavoro di salvare, perché al di sopra di lui c'è il chakra della gola e il chakra del cielo, il due del cielo. Quindi questi tre fanno un lavoro di sviarci. Qui ci interessiamo di, insomma, falsa religione, potere, qui commercio, mercurio, mercio, mercante, mercurio. Qui Venere è brava, però Venere poi ci dà cose venali, una malattia venerale. Venerea, deriva da Venere. Quindi ha, come tutti questi qui, bravi fratelli nostri in un'altra più alta esistenza, sono bravi, però hanno, e c'è dualità qui. Quello che è buono di loro è anche dal lato cattivo. Il sole vivifica, però nel deserto senza acqua lui ti uccide subito. Piante muoiono nel sole, uccide. Lui col suo freddo è acido, questo è il principio di uccidere. E se non ci fosse, gli altri non potessero fare il bilancio del loro lavoro, perché Venere dà prosperità, Giove dà prosperità. Questi qui sono i benefici e questi due sono i malefici. Praticamente è Saturno che lo sono. Come? Saturno, sì. Quindi, per ritornare a Penelope, la alta mente, bisogna fare questi sforzi. Lui ha messo cera nelle orecchie per non sentire queste belle seduttrici. Ma le sirene cosa rappresentano? Anche se lui si è distrazioni, sì, tutte. Anche religiose, tutte. Chiunque che canta un Vangelo che non risuona col nostro, come i preti, che dicono venite qui perché i nostri libri qui hanno la verità, non quelli di quella chiesa di là. E però pagate un po' di soldi, no? Fate donazione perché siamo poveri.
servitori di Cristo. Quindi lui disse ai suoi marinai diretto. Però quando è tornato Penelope l'ha riconosciuto? No. Perché? Era cambiato. Si era trasformato. Il cane l'ha riconosciuto. Il cane. E poi dopo la freccia, quella è la freccia di Ercole, poi si era ristabilito. E si è salvato non i suoi amici, quelli del eroi di Giove sono quelli che si salvano e salvano agli altri. Quindi questo non viene chiamato salvatore, è eroe. Ulisse, bravissimo, però non si chiama salvatore. Un'altra classe, giupiteriana o gioviana, è quella. È il fatto di disobbedienza dei suoi amici che hanno mangiato le vacche sacre? Sì. Beh, è disobbedienza? È causa effetto? Il loro, sì. Sono rimasti lì perché sono lì. La loro vibrazione era corrispondente a quella situazione. A loro piaceva fare quello che facevano su quella isola, invece Ulisse no, si ricordava di chi era sovrano. E noi facciamo questo. Non è difficoltoso fare per esempio le NAC, oppure trattare con agenti dei papponi. È duro, no? È duro, non è facile. Però loro stanno lì come agenti del materialismo, poi nella sovranità scopriamo chi comanda loro. Perché bisogna capire che quelli in cima sono anche loro comandati da forze spirituali che derivano dal nostro sistema solare. Quello approfondiamo nella sovranità nel pomeriggio. Quanto tempo abbiamo rimasto? Prima per parlarvi c'era la scritta IHS che hai detto che significava Jesus. Sì. Però io ho visto per esempio in alcuni simboli dei gesuiti che c'è IHS, però la H è fatta col simbolo di Saturno. Sì. Qual è la... Sì, perché infatti lo è il simbolo di Saturno, come ben vediamo prossimamente nel prossimo visto, io sono partito da questa parte e avevo andare in via. Scusa la domanda, l'H di Saturno. Sì, questo questo in ebraico cos'è? La lettera Lamed, L. Lamed. Quando fai così, il simbolo di Saturno. Questo non solo è la L, è anche la H, perché dietro facevano così. Per nascondere, perché loro volevano dire che Isus, Isis, Horus, Set, Sole, Saturno, e in mezzo c'è Horus, che è un altro Gesù, è tutta la stessa, è tutto Israele, Ishmael, è tutta la stessa cosa, è sempre il Dio della creazione, i sette, in una maniera o una forma o l'altra. Quindi ecco perché. Questo è buono perché ci conduce proprio alla prossima presentazione. Grazie. Ecco qui, questo è interessante, notate che c'è qui il Vesica Pisces, da dove veniamo. Guardate proprio, questo è scioccante però, guardate che assomiglia. Oh. Notate? Così fanno. Bisogna tenere gli occhi aperti. Quando siamo andati a Roma, ho fatto una lezione nella piazza di San Pietro. Questo sarà su YouTube. Sì, sì. Abbiamo fatto. C'eri?
C'eri? Sì, sì, con Matteo Girasuolo e da Marco. E abbiamo fatto un giro nella piazza, abbiamo visto tutte le cose astrologiche. Poi facciamo questo più avanti. Abbiamo fatto una bella lezione. Sai cosa ho notato io, una cosa su queste storie qui? Le pagelle dei ragazzi hanno tutti i numeri scritti in italiano, tutti i voti.